Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andremo a trattare di una cosa molto particolare, credo unica nel suo genere, ovvero di un capitolo di Harry Potter che è stato scritto da un algoritmo. Ebbene sì, il sito Botnik, che è proprio specializzato nella cooperazione tra gli esseri umani e le macchine per creare prodotti letterari, è riuscito a scrivere questo minuscolo capitolo di Harry Potter basato semplicemente sulla randomizzazione delle parole. Nel senso che il processo alla base è lo stesso che abbiamo sul telefono quando noi scriviamo una parola e subito dopo ce ne viene consigliata un'altra, potendo così scrivere una frase di più o meno senso compiuto. E appunto usando questo procedimento, questo algoritmo, questo bot, questo computer ha scritto un intero, diciamo così perché alla fine sono 2 pagine e mezzo, capitolo di Harry Potter. Infatti questo capitolo randomico, questo capitolo 13 come viene definito, è contestualizzato all'interno di un libro randomico che però ovviamente non esiste, che viene però chiamato Harry Potter e il ritratto di ciò che assomigliava ad un grande mucchio di cenere. Sì, anche il titolo è randomico. Come si era abbastanza capito. Quindi in questo video andremo semplicemente a leggere questo breve capitolo e credetemi quando vi dico che è davvero magico. Ma quel tipo di magia che soltanto un computer ti sa generare perché la mente umana non riuscirebbe a concepire una simile capodopera. Dunque sì, capitolo 13, quello bello. Allora, piccola premessa prima di iniziare, io questo capitolo ovviamente l'ho tradotto dalla lingua originale, dato che era stato scritto in inglese, e la traduzione è stata molto difficile, ma ho cercato di attenermi proprio alla sintassi strana che c'era anche nel capitolo originale. Quindi, per quanto certe frasi potrebbero sembrare un po' sgrammaticate oppure costruite in una maniera strana, vi assicuro che l'ho fatto apposta. I prati del castello ringhiarono con un'onda di vento magicamente magnifico. Il cielo all'esterno era un grande soffitto nero, il quale era pieno di sangue. Gli unici suoni alla deriva dalla capanna di Hagrid erano gli strilli sdegnosi della sua stessa mobilia. Che poi con tutto quello che c'è nella capanna di Hagrid è davvero davvero interessante notare che il baccano più grande sia prodotto dai mobili. Che mobili ha Hagrid? Dove esiste un IKEA nel mondo magico? Oddio. La magia era qualcosa che Harry Potter riteneva fosse molto buona. Come se fosse, sai, tipo caramelle, vabbè. Lenzuole coriacee di pioggia sferzarono il fantasma di Harry mentre camminava attraverso i prati in direzione del castello. Allora, io quello che vi invito caldamente a fare, perché è lì che sta tutta la magia di questo capitolo, è immaginarvi nella vostra testa ogni singola cosa. Voglio che voi visualizzate questo fantasma di Harry Potter che mentre cammina viene colpito da queste lenzuola di cuoio, di che cacchio non so cosa fossero, mentre piove. È fantastico, fantastico. Ron era lì in piedi e stava facendo una specie di tip tap molto frenetico. Vide Harry e cominciò immediatamente a mangiare la famiglia di Hermione. Beh, allora Ron, io capisco che tu sei questo personaggio che come gimmick, che come aspetto ha questa eterna fame che deve sempre mangiare. Però, poveri, poveri signori Granger, non penso ti abbiano mai fatto. Sono i tuoi suoceri. Ah, si spiegano molte cose. Ok. La maglia Ron di Ron era brutta tanto quanto Ron stesso. E con la maglia Ron intendo letteralmente una maglia con il faccione di Ron sopra, cioè come se avesse il suo merchandise. Oh, adesso voglio anch'io una mia maglia con la fa. Andare in giro così la gente non sa dove guardare, sopra, sotto, è confusa. È un ottimo. È un genio, Ron, è un genio. Se voi due non potete raggrupparvi felicemente, diventerò aggressiva, confessò la ragionevole Hermione. Che ne dite della magia, Ron? Offrì Ron. Allora, però, Ron, io capisco. Ron in questo libro c'ha, in questo capitolo, anzi, c'ha un po' di manie di protagonismo, perché c'ha la maglia, Ron, mo c'ha pure la magia, Ron, c'è proprio come se fosse un incantesimo. Tu che prendi la bacchetta, Ron, e poi, boh, non lo so, ti trasformi in un Weasley con i capelli rossi. Per Harry, Ron era un rumoroso, lento e morbido uccello. Ad Harry non piaceva pensare agli uccelli. Ti capisco, Harry, anch'io lo faccio molto nel tempo. Ti capisco, ok? Non è da tutti pensare agli uccelli. I mangiamorte sono in cima al castello, gemette Ron, tremando. Ron stava per diventare ragni. Semplicemente lo era. Io questo l'ho tradotto a. Cioè, proprio. E questa era la frase. Ron stava per diventare ragni. Semplicemente lo era, cioè proprio doveva assolutamente diventare ragni. Non uno, cioè proprio Ron che si scompone in tutti questi ragni, quindi ha paura di se stesso. Questa è una cosa alla Lovecraft, proprio la fine. Non era fiero di ciò, ma sarebbe stato difficile non avere ragni ovunque sopra il suo corpo, dopo tutto ciò che è stato detto e fatto. Cosa? Cosa è stato detto e fatto che ha bisogno di ragni? Aiuto, capitolo, dove. Mi mancano un po' di informazioni. Guardate, disse Hermione.
Ovviamente ci sono decine di mangiamorte nel castello. Ascoltiamo le loro riunioni. No, guardi, signorina Granger, se può gentilmente uscire, perché noi qua avremo un po' da lavorare, perché già ci sono finiti i mantelli, il colore, il pigmento nero sta aumentando tantissimo sul mercato, cioè dei casini assurdi. Non parliamo poi delle maschere, quelle brutte, perché la nostra artista è andata in pensione, un casino, dai, via, via. I tre amici completi, cioè proprio non metà, non si erano erano interi, si eliminarono verso il pianerottolo fuori dalla porta che conduceva al tetto del castello. Non ho capito questo si eliminarono, cioè si cancellarono, non lo so. L'avevano quasi scalato, ma le streghe non si arrampicano. Mi piace immaginare Hermione che era lì che si arrampicava e poi all'improvviso Ron: Hermione, ma le streghe non si arrampicano! Oh, è vero! Tutto ciò è oro. Ron guardò la maniglia e poi guardò Hermione con dolore bruciante. Ron, cambia, distogli lo sguardo che stai meglio. Penso sia chiusa, notò lui. Serrata, disse il signor Scala, il fantasma in vestiti malandati. Sai, perché tu leggi signor Scala, ti immagini una scala viva, tipo in un film della Pixar. No, è un fantasma che si veste male e lo chiamano signor Scala. Perché? Guardarono la porta, gridando a proposito di quanto fosse chiusa e chiedendo che venisse sostituita con un piccolo globo. Cazzo, se potessi fare così anch'io ogni volta che mi dimentico le chiavi sarebbe vera... Mi scusi, gentilmente, non è che potrebbe trasformarsi in una gelatina così entro? No, grazie, se vuole, eh. La parola d'ordine era donne di manzo, piagnucolò Hermione. Questo me lo ricordo perché era beef women, cioè veramente, letteralmente, donne di manzo. Vabbè che anche nel vero Harry Potter le parole d'ordine erano sempre fottute, però donne di manzo è... cioè, basta. Harry, Ron ed Hermione rimasero in silenzio dietro ad un cerchio di mangiamorte che sembravano cattivi. Sembravano, erano lì tipo, ma secondo te questi, ma non lo so, cercano di ammazzarci, tu che dici? Non lo so. Penso che sia ok se io ti piaccio, disse un mangiamorte. Grazie mille, rispose l'altro. Il primo mangiamorte si sporse in avanti con confidenza per piantare un bacio sulla sua guancia. Oh, che carini, mangiamorte. Non sappiamo il sesso dei mangiamorte, quindi potrebbe essere qualsiasi spettro relazionale e della sua sessualità. Loro, sessualità. Oh, ben fatto, disse il secondo, mentre il suo amico faceva un passo indietro di nuovo. Tutti gli altri mangiamorte applaudirono educatamente. Questa è l'immagine più bella della mia vita. Un mangiamorte che si sporge a dare un bacino sulla guancia e poi tutti... Oh, magnifico, bravi, bravi, perché qui, nell'esercito del Signore Oscuro, siamo per la parità dei sessi. Oppure no, non lo so, perché i mangiamorte non ci viene specificato cosa hanno in mezzo alle gambe, quindi boh, però nel dubbio noi accettiamo tutto e siamo contenti. Bravi, bravi mangiamorte che siete educati. Trucidate tutti qua, però siete educati. Poi si concessero tutti quanti un paio di minuti per ripassare il piano per sbarazzarsi della magia di Harry. Vi ricordo che Harry, Ron e Hermione in questo momento sono dietro di loro. Quindi sono loro che dicono, cosa dovremmo fare? Ma dovremmo ammazzarlo. E loro... Noi saremo qui, se... Cioè... No, ma fate pure, cioè, tanto... Harry poteva dire che Voldemort stesse proprio dietro di lui. Ah, minchia, tutti sono un cieco, tutti uno dietro l'altro. Sentì una grande reazione eccessiva. Cosa vuol dire? Tipo Voldemort dietro di lui, tipo, oh mio Dio, Harry Potter! E lui, oh. Però, cioè, non è il caso, cioè, lo so, però, la gente calmo, eh. Harry strappò i suoi occhi dalla sua testa e li lanciò nella foresta. Questa è la classica scena quando dici, fanculo, ho visto tutto, e pigli i tuoi occhi, basta, non ne ho più bisogno, tanto ho già visto tutto. Voldemort sollevò le sue sopracciglia ad Harry, che non poteva vedere niente al momento. Beh, giusto, vedi, almeno c'è una continuità, ha perso gli occhi, non può più vedere. Quello che più mi turba è che Voldemort, ce le ha delle sopracciglia? Voldemort ha dei peli in generale sul proprio corpo? O se li disegna? Se è andato a farseli tatuare come fanno di moda adesso? Voldemort, sei proprio un uomo molto cattivo e un mago meschino, disse Harry selvaggiamente. Ah, selvaggiamente, scusami. Voldemort, sei proprio un uomo molto cattivo e un mago meschino. Meglio? Grazie. Hermione annuì in incoraggiamento. Cioè, mi piace che Harry che si scaglia con tu e Hermione lì dai. Vai, sì, fortissimo. Il mangiamorte alto stava indossando una maglietta che diceva Hermione ha dimenticato come si balla, quindi Hermione immerse la faccia del mangiamorte nel fango. Giustissimo. Grazie. Grazie internet per queste cose. Ron lanciò una bacchetta a Voldemort e tutti applaudirono. Vabbè, Ron, ma da quale parte stai? Scusami, gentilmente. È bello che...
Io come intendo questa frase è che ci sia del pubblico, cioè tutti quanti stanno lì, guardano lo scontro e Ron lancia, bravissimo, ottimo, ottimo, e col commentatore lì, Ron Weasley arriva e lancia la no, ok? Ron sorrise, Ron allungò lentamente la mano verso la sua bacchetta. Ah, quindi ne ha lanciato un'altra, non la sua, cioè probabilmente ha strappato la. Scusa Harry, posso una. Ma sei deficiente? Ron è quello bello. Scusa. Ron è quello bello, mormorò Harry mentre si allungava con riluttanza verso la propria. Ah, quindi quello bello è inteso tipo come il prescelto, e Ron è il prescelto perché è quello bello. Scagliarono un incantesimo o due, così, e fasci di luce verde vennero sparati fuori dalle teste dei Mangiamorte. Cos'è? Li usano come casse Bluetooth? Vabbè. Ron si ritrasse. Non così bello adesso, pensò Harry mentre immergeva Hermione nella salsa bollente. Basta. No, niente, abbiamo. Fine, fine, basta. Io non ho bisogno di null'altro. Possiamo chiudere così. Ma poi come? Cioè, io mi immagino Harry tipo che tiene il mio tipo Achille per il tallone, lo immergi in questa enorme ciotola di salsa bollente. Magari con un Wingardium Leviosa, non lo so. Vabbè, non entriamo in dettagli. I Mangiamorte erano morti adesso. Perché? Perché stava immergendo Hermione, cosa, si sono distrutti tutti quanti. Ed Harry era più affamato di quanto fosse mai stato prima. Ah, beh, immagino che trucidare un po' di persone dopo un po' ti metta un po' di fame, non lo so. Poi qua c'è uno stacco da asterischi, si vede che si passa ad un'altra scena. La sala grande era piena di candelabri incredibilmente gementi e un grande bibliotecario che aveva decorato i lavandini con libri sulla massoneria. Non so neanche da dove partire. Tra l'altro, gementi era scritto moaning, quindi vuol dire gementi nel senso che c'erano dei candelabri che facevano tipo oh, tanti candelabri che facevano oh. Non deve essere stato particolarmente bello e comodo mangiare lì. Mangiare tipo. Senti, non è che. Che cazzo, non è che potremmo spegnere di nuovo? Sembra di stare sul set di un film porno. E poi cosa vuol dire che decoravano i lavandini con libri sulla massoneria? Poi perché dovresti mettere dei libri lì? Si bagnano. Vuol dire che i libri sulla massoneria sono magici. Montagne di topi esplosero. Va bene. Topi di zucchero, potrebbe. Cioè, se non sbaglio c'erano i topi di zucchero forse cioè nella storia originale, erano tipo dei dolci di Mielandia. Quindi già questa sarebbe un po' più sensata. Parecchie zucche lunghe caddero fuori dalla McGranit. E boh, che vi devo dire? Si vede che la McGranit camminava lì in mezzo, ogni tanto plop, cacava una zucca. No, signora, professoressa, sta perdendo no, tranquillo, tranquillo. I capelli di Silente saettarono di fianco ad Hermione mentre Silente arrivava a scuola. Allora, questa frase a me ha fatto riflettere tantissimo. Perché prima di tutto vuol dire che i capelli di Silente sono un'entità separata dal corpo di Silente, anche perché scappano vicino ad Hermione. Prima di tutto, perché proprio vicino ad Hermione? Che rapporto c'è fra Hermione e i capelli di Albus Silente? Ma soprattutto, cosa hanno fatto? Perché sembra che si stiano nascondendo i capelli di Silente. Qua ci starebbe. C'è abbastanza trama per farci un altro libro, quindi io direi di lavorarci sopra. Il maiale di Tasso Rosso. Il maiale di Tasso Rosso? Ma intende Tosca? No, dai, scusa, dai, no, cioè, no, non è vero, sei bellissima, non sei gra... No, dai. Bellissimo. Il maiale di Tasso Rosso pulsò come una grossa rana toro. Va bene. Silente gli sorrise. Ma alla rana? O ai capelli? Alla rana? E posò le mani sulla sua testa, dicendo, tu sei Hagrid adesso. Va bene. No, aspetta, è il maiale, giusto? Non è. Il soggetto è il maiale di Tasso Rosso, che quindi adesso è diventato Hagrid. Tutto ciò è. Cioè, io, boh, non lo so. Basta, io posso anche togliermi la vita dopo tutto ciò, perché tanto ho già visto tutto quello che c'era da vedere. Basta, niente supererà ciò. Siamo le uniche persone che importano. Non si libererà mai di noi, dissero Harry, Hermione e Ron in coro. Qua non riesco a capire di chi si riferisca. Se a Voldemort che non si libererà o a Silente, come a dire, guarda, siamo talmente importanti che non puoi farci nulla, che sarebbe vero, perché dai, Harry sarebbe dovuto essere espulso almeno 24 volte, ma non l'hanno mai fatto perché lui è Harry Potter, il ragazzo sopravvissuto e tutto quel par de palle, quindi questa frase è incredibilmente vera. Il pavimento del castello sembrava un gran mucchio di magia. Ma non è tutto magia Hogwarts, vabbè. I Dursley non erano mai stati al castello e non sarebbero venuti lì in Harry Potter e il ritratto di ciò che assomigliava ad un grande mucchio di cenere. Allora, qui
Il capitolo rompe la quarta parete per informarci che i Dursley non sono mai stati al castello e sicuramente non arriveranno neanche in questo libro, perché il nome è proprio scritto in corsivo a dire che è proprio il titolo dell'opera. Quindi wow, c'è pure... va che roba, no, troppo avanti questo capitolo. Harry si guardò attorno e poi cadde giù lungo la scala a chiocciola per il resto dell'estate. Allora, questa è una frase che io adoro perché fino all'ultima parola è totalmente sensata. Il che vuol dire che da qualche parte ad Hogwarts esiste una scala a chiocciola infinita su cui Harry Potter cade per circa 3 mesi. «Sono Harry Potter!» Harry cominciò ad urlare. «Le arti oscure farebbero meglio a preoccuparsi! Oh cielo!» Adoro quel «oh cielo» finale perché la versione originale diceva «oh boy» e non sapevo se tradurlo come «oh cielo», «oh mamma», «oh caspita», non lo sapevo, però «oh cielo» mi piaceva troppo perché sembra molto fuori dal suo personaggio, tipo un vecchio che «oh cielo». E purtroppo qua finisce. Io sarei andato avanti all'infinito perché questa è la cosa più bella che io abbia mai letto. Anche assolutamente migliore persino della saga originale, ma indubbiamente. Però ora, seriamente, oltre al fatto che sia completamente fottuta come opera, in realtà è una cosa incredibile, perché se notate, la storia comunque ha una parvenza di filologico, cioè segue un determinato ordine ed è scritto in maniera randomica. Cioè già è difficile scrivere una frase di senso compiuto usando un generatore randomico, figuriamoci scrivere un intero capitolo che segue effettivamente uno sviluppo della trama. Cioè, io infatti in parte ve l'ho letto perché faceva morire da ridere, ma anche perché in realtà è un'opera incredibile se vi soffermate a riflettere su questa cosa. Perché se voi adesso provate a prendere il vostro cellulare e a scrivere una frase spammando soltanto il suggerimento successivo della parola, vi viene fuori una merda. Questi ci hanno scritto un intero intero, 2 paginette e mezzo, ma è comunque davvero impressionante. Ora, io voi l'ho letta con la traduzione italiana che io ho fatto, perché fidatevi, era veramente difficile da tradurre questa cosa. Però leggendo in lingua originale, conoscendo anche il modo di scrivere che la Rowling ha in lingua inglese, si nota molto di più il lavoro che c'è dietro, perché certe espressioni, certe frasi, si ricollegano proprio direttamente ai modi di dire, diciamo così, al modo di scrivere che ha la Rowling. Perché appunto il bot che l'ha scritto è stato, diciamo, insegnato in questa maniera. Ha letto tutti i libri più e più volte, li ha memorizzati e ha imparato la struttura che la Rowling aveva in quei libri, adattandola poi per il suo di libro, diciamo così. E questa è una cosa grandiosa, perché in realtà potrebbe essere una stronzata, ma apre... Cioè, ci stiamo avviando verso grandi cose per il futuro, perché in un futuro, non dico che i libri potrebbero quasi scriversi da solo, però ci si andrebbe molto vicino. Magari non libri di narrativa, ma per esempio libri, non lo so, di scienze, di storie, robe così, che trattano di informazioni, sarebbero già più fattibili, in effetti. E niente ragazzi, direi che con questo potrei concludere. Spero che questo capitolo incredibilmente fottuto vi sia piaciuto. A me ha fatto veramente morire dal ridere quella prima volta che l'ho letto, perché avevo le lacrime, veramente, perché era geniale. Io come al solito vi ricordo la collaborazione con Pampling, dunque se volete procurarvi questa fantastica maglietta o altre, vi lascio il link in descrizione. Vi ricordo che usando il codice sconto CALELOTTO avrete appunto uno sconto del 15%. E inoltre, dato che tantissimi di voi continuano a chiedermelo, io vi ricordo che in descrizione lascio sempre il link di Amazon per comprare le edizioni dei 20 anni della Pietra Filosofale e anche altre versioni dei libri, così trovate tutto lì senza, non dovete scrivermi ogni volta aspettando che vi risponda. Ma per ora da me è tutto, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!